Eh sì, buongiorno anche a voi, amici miei cari. Perché ho queste? Perché con queste stasera probabilmente potrete sentire le mie bestemmie post partita perché ci sono diversi dati interessanti su Benfica che voglio snocciolarvi. Con queste o con questa, che è una cassa Bluetooth, tutti i prodotti marchio Juventus, prodotti ufficiali, che vengono venduti nel link che trovate qui sotto in descrizione. Quindi se state cercando alcuni accessori lato Juve per abbellire il vostro audio e ascoltare questi stessi video. Beh, ragazzi, vi invito a passare qui sotto in descrizione. Perché vi dicevo questo? Perché ci sono delle statistiche abbastanza pesanti per quanto riguarda i nostri avversari. Vorrei partire subito da lì per poi concentrarci sulla Juve, dove il discorso è un po' più ampio, dato che del Benfica non ho visto nessuna partita, però ve la riassumo in questo modo. Benfica 2022-2023. 11 partite, 11 vittorie. 28 gol segnati, 3 gol subiti. E di questo avevamo già parlato all'interno della chiacchierata con chi Kino Dava Melello, però è giusto avere una grafica qua, vi ripeto le statistiche, 11 partite, 11 vittorie, 28 gol segnati, 3 gol subiti. Stiamo parlando di numeri incredibili, di numeri allucinanti. Stiamo parlando di numeri associati a sì il campionato portoghese e sì i preliminari di Champions più una partita di gironi contro il Maccabi Haifa, però queste cose sono vere. Potete livellarle come vi pare, ma queste cose rimangono vere, cioè non cambiano i numeri, poi cambiano eventualmente le percezioni. Hanno Ramos, che è la loro prima punta, che in 10 partite ha fatto 6 gol, hanno Rafa Silva, che gioca in appoggio nel 4-2-3-1, che in 11 partite ha fatto 5 gol, hanno Joao Mario, sì, quel Joao Mario lì, che gioca largo a sinistra, da quanto ho capito, che in 10 partite ha fatto 4 gol, hanno Enzo Fernandez, che gioca a centrocampo, che in 11 partite ha fatto 3 gol, hanno quel David Neres, che in 9 partite ha fatto 3 gol e già eliminato in casa nostra dalla Champions, quando giocava con la maglia dell'Ajax, primo anno di Cristiano Ronaldo. E quest'anno, tra l'altro, era stato anche cercato dalla Juventus, quindi speriamo possa non essere un rimpianto di mercato. In rosa hanno anche Grimaldo, terzino sinistro, che probabilmente in questo momento ci sogniamo. Otamendi, che ha già fatto probabilmente il grosso della sua carriera, ma anche Pepe col Porto abbiamo visto che ci ha dato fastidio. E Draxler, quel Julian Draxler, che vabbè, per adesso ha giocato veramente pochissimo, però non vorrei mai vederlo resuscitare anche lui questa sera, proprio contro di noi in una partita. Ragazzi, io ve lo torno a dire, difficilissimo. Io lo leggo come un vero e proprio esame di maturità. Per quanto riguarda la Juventus, avete presente, non so chi l'ha già fatto, chi non l'ha già fatto, ma l'ansia che c'è per l'esame di maturità nel preparare una giornata di quel tipo che va a delineare tanto tempo, e quindi il corso del liceo, delle scuole superiori di 5 anni. Questo è un esame di maturità perché non è un dentro fuori matematico dalla Champions. Ma è una partita, io torno a dire, decisiva. Sono d'accordissimo con quello che ha detto Danilo ieri. Non so se avete visto il mio video della conferenza stampa di Danilo Allegri, proprio perché hai già perso col PSG. Perdere o pareggiare col Benfica ti porterebbe a ritrovarti in una condizione di svantaggio comunque rispetto a tutte e due. Dovresti poi andarti a giocare andata e ritorno col Maccabi Haifa, che sulla carta è una partita semplice, ma non significa che tu abbia già fatto 6 punti. Anzi, spero che il Maccabi possa provare a fermare il PSG stasera per cercare eventualmente di fare la gara anche sul PSG. E poi dovresti andare a Lisbona a giocarti questa gara e ospitare il PSG. Quindi, questa è una partita chiave, diciamo chiave, per accontentare tutti, una partita chiave del girone, e non vincere questa partita sarebbe sicuramente problematico. Visti questi dati, queste statistiche, abbiamo già perso in partenza? No, non significano niente, rimangono qui, ci segnalano la forza e il buon lavoro che stanno facendo il Benfica e il suo allenatore, ma rimangono dati che possono comunque essere distrutti, constatati, possono essere annullati nel corso della gara. Ci riusciremo? Beh, questo ce lo dovrà dire la Juventus. E per capire, la Juventus come si vorrà adattare anche a questa partita, dobbiamo ragionare sulla probabile formazione, no? Perché inizia già a circolare qualcosa. Tra l'altro, siamo, secondo me, non dico in piena emergenza, ma in forte emergenza, perché abbiamo fuori Rabiot, abbiamo fuori Locatelli, abbiamo fuori Alexandro, abbiamo fuori Pogba, abbiamo fuori Chiesa, abbiamo fuori tanti giocatori. Anche Di Maria non è al meglio, non dovrebbe partire titolare. E qui mi fa arrabbiare perché le due partite da ex di Di Maria, le prime due del girone di Champions, PSG e Benfica, perché ha giocato in tutte e due, Di Maria una non convocato, l'altra a quanto pare convocato ma non dal primo minuto, poi vedremo quando usciranno le convocazioni.
Io torno a dire, Di Maria secondo me è stato gestito molto male, cioè non ho visto la necessità di farlo entrare con lo Spezia, non ho visto la necessità di farlo giocare dall'inizio a Firenze a pochi giorni dal PSG, non mi sono piaciute quelle cose e adesso ci ritroviamo in questa condizione in cui Di Maria magari è disponibile ma non ha la possibilità di partire dall'inizio perché ancora non sta bene, ha dovuto recuperare, ha avuto una ricaduta e quindi cose che avevamo già comunque affrontato e discusso, ci sta a sottolinearle ancora perché vedi che poi i problemi te li porti dietro. E certo che Rabiot, Locatelli e Alexandro sono problemi che si aggiungono. Chiesa e Pogba li sapevi già, quindi non dico in emergenza, ma quasi. E quindi si dovrebbe andare verso una sorta di 3-5-2, che potrebbe essere questo. Guardate, mi sposto un po' in qua. Perin, Danilo, Bonucci, Bremer, questa è la linea difensiva più portiere. Kostic e Cuadrado sugli esterni, Miretti e McKennie mezze ali, Paredes davanti alla difesa, Vlahovic e Milik in attacco. Allora, perché questa formazione mi intriga? Io non sono amante del 3-5-2, lo sapete, ve l'ho già detto tante volte, soprattutto in Europa e soprattutto contro squadre come il Benfica che possono dare ampiezza e possono giocare uno contro uno con il 4-2-3-1, possono giocare con Ramos su Bonucci, possono giocare con João Mario su Bremer, possono giocare con Neres su Danilo, possono giocare con la loro mezza punta che in questo momento mi sfugge, con Rafa Silva su Paredes, quindi metterci in seria difficoltà andando uomo su uomo. Soprattutto in Europa, con squadre di quell'intensità, secondo me il 3-5-2 non è mai il modulo migliore. E secondo me anche l'altro giorno col Paris abbiamo visto che non è forse la strada giusta per partite di questo tipo. In Italia può ancora andare abbastanza bene perché non c'è lo stesso livello che hai in Europa, non c'è la stessa foga all'interno di una partita di campionato come c'è all'interno di una partita di gironi di Champions, o a maggior ragione una partita eliminazione diretta, ma questa è una partita, come dicevo prima, chiave. Io la ritengo decisiva, non da dentro fuori matematico, ma decisiva per il percorso. Quindi non lo so, il 3-5-2 non mi convince tanto, però devo anche dirvi che dall'altra parte l'alternativa probabilmente è peggio rispetto a questo, perché stiamo parlando di un 4-4-2, ragazzi, con Miretti in meno rispetto alla formazione che abbiamo visto, con De Sciglio, terzino di sinistra e con Danilo a centrocampo. Ora, cosa c'è di giusto in questa formazione? Poco, poco e niente, nel senso che Danilo a centrocampo, speravo di non vederlo più dopo essere stato bocciato l'anno scorso, inizio anno, nella partita con l'Empoli e nelle poche volte, per fortuna, che poi l'anno scorso siamo dovuti arrivare a schierare Danilo a centrocampo. McKennie ala. Siamo sempre di quella, ragazzi. Cioè, se l'unico schema giunti a questo punto è palla su Kostic dalla sinistra che la mette in mezzo per Vlahovic, Milik o McKennie, certo, può essere qualcosa che funziona, però spero che la Juventus nel repertorio possa avere anche qualcosa di più di una monogiocata dalla sinistra a cercare il taglio dei due attaccanti e dell'esterno che taglia dentro. E tra l'altro, monogiocata dalla sinistra, perché è una giocata in cui McKennie crossa dalla destra col taglio di Kostic, o il Cuadrado crossa dalla destra col taglio di Kostic. Non funzionerebbe, no? Perché Kostic comunque l'area non te la riempie nel migliore dei modi. Oltre al fatto, che è un piccolo dettaglio da non sottovalutare, che Miretti fino adesso forse è stato il giocatore più lucido, più pimpante di questa Juventus, e toglierselo dall'inizio mi sembra anche abbastanza un suicidio tattico e meritocratico. Quindi non sarei di questa scelta, poi è ovvio che potrebbe benissimo giocare eventualmente Danilo terzino sinistro con Miretti vicino a Paredes e McKennie. Però Giovanni Albanese riporta queste due formazioni, segno che ieri comunque la Continassa siano stati provati questi due assetti con questo dubbio. Quindi io non lo so, questo 4-4-2 storto con Danilo a centrocampo non lo vorrei vedere. Poi, come vi dicevo, per quanto mi riguarda, non è una questione di moduli, non è una questione di numeri, nemmeno di giocatori, a patto che non siano quelli che in questo momento stanno davvero dando tanto. È una questione di atteggiamento, di testa. Anche ieri Allegri e Danilo sono tornati sul fattore psicologico, individuando lì il problema. E questa è una cosa che non aggiusti dall'oggi al domani. Danilo ha detto: abbiamo bisogno di tempo, ma non ce l'abbiamo. Fotografia di Danilo è perfetta, ragazzi. E quindi vediamo cosa succede, perché le formazioni sono quasi obbligate. Centrocampisti ne avevano 7 in rosa, si è rimasti con 4. Cosa vi devo dire? Anche se ne tieni 7, infortuni continuano a martoriare questa Juventus. Io degli infortuni ne ho già parlato in un video approfondito. Non ci sto a tornare sopra perché le cose da dire sarebbero sempre quelle. Se non avete visto, vi invito a cercarvelo qui sopra al canale YouTube. Mi dispiace un sacco per quello che
che sta accadendo alla Juventus, per la situazione della Juventus, ma stasera c'è la possibilità veramente di uscire dal mare di merda. Scusate il francese, ma noi siamo in un mare di merda e stiamo affogando. E in questo momento dobbiamo scegliere se affogare o nuotare fuori dal mare di merda. Decisiva per Allegri? Punto di domanda. Non lo so, per me sì. Per me sì, può esserlo. Non sono qui a dirvi che lo sarà al 100%, non è una notizia. Non sono nemmeno qui a dirvi che perdendo stasera Allegri sarà esonerato subito. Col Monza ci sarà lo staff di Allegri, Allegri squalificato, ci sarà Landucci in panchina, quindi sicuramente non sarà l'ultima partita di Allegri come allenatore della Juventus o comunque dello staff di Allegri alla gestione della Juventus, perché c'è poi il Monza domenica alle 3, altra partita difficile perché loro hanno cambiato in panchina, hanno preso un ex Juve che è Palladino, che tra l'altro ho letto essere molto bravo come allenatore, io non lo conosco sinceramente, ma sappiamo bene che i cambi in panchina poi possa andare quella scossa lì. Quindi non i tre punti stasera, secondo me possono mettere in seria difficoltà la figura di Allegri, che verrebbe poi eventualmente valutata, secondo me, nella pausa nazionale. Ma io di questo vorrei parlarne poi dopo, eventualmente, dovesse accadere, prendendo in considerazione un solo fatto, che stasera serve la vittoria. Non sarà facile, l'abbiamo visto, Benfica è una squadra tosta, difficile, vincente, in questo momento funzionante, efficace, e noi invece siamo una squadra che funziona a intermittenza con dei seri problemi di mentalità e di atteggiamento, come confermato dall'allenatore e uno dei leader dello spogliatoio. E quindi parola al campo, il giudice supremo, sperando che questa sera possa venire fuori la vittoria della Juventus.